Considera il punto P sulla semicirconferenza di diametro AB uguale 2R e poni l'angolo PAB pari a X, sia BC una semiretta di origine B con G che si trova nel semipiano di origine AB e contenente la semicirconferenza, è tale che l'angolo CBA ha ampiezza pari a 3 quarti pi greco e BC, il segmento BC è pari a 2R. Discuti l'equazione PC al quadrato più AP al quadrato uguale K che moltiplica AB al quadrato con K appartenente ai reali. Andiamo a disegnare questa semicirconferenza. Ovviamente il diametro AB uguale 2R e individuiamo su di essa un punto P, tale che PBA sia X. Eccolo. Il problema di questo problema, la difficoltà di questo problema si può riscontrare può stare nel disegnare la figura, che fino a qui va bene. Poi ci dicono, attenzione, sia BC una semiretta di origine B, che parte da B e fin qui ci siamo, ma dove la faccio? Che dice che si trova nel semipiano avente come origine AB, di origine AB. Contenente la semicirconferenza. E questa seconda parte della frase, che visto che il semipiano contiene la semicirconferenza, non è sotto, è evidente che. Eccolo qua. Il fatto che la figura è corretta e BC sia questo. Tanto scrivo i dati: AB uguale 2R. Poi scrivo che PBA è X. Il fatto che la figura sia corretta me lo conferma il fatto che mi dice il testo che l'angolo CBA, ovvero questo angolo qui, è in radianti 3 pi greco 4, 3 quarti pi greco, che ve lo ricordo è un 135 gradi, vedete, infatti è un angolo ottuso. Poi ovviamente ci dicono anche che dato numero 4 BC, infatti l'ho fatto più lungo, è pari a 2R, quindi è pari ad AB, come è il diametro. La tesi qual è? La tesi è che PC quadro, lo scrivo qua, PC quadro più AP quadro, se non mi sbaglio, sì, è uguale a K che moltiplica B al quadrato. Visto che ci parlano di PC quadro, io allora a questo punto andrei a congiungere P con C, lato stortissimo, va fatto, fa niente. Dunque, è evidente che devo considerare il triangolo BPC, perché c'è questo PC, BC lo conosco e PB lo posso determinare. Allora io applicherei, per esempio, visto che ci parlano di PC al quadrato, il teorema del coseno al triangolo PCB, del quale faccio notare devo determinare quindi l'equazione da la formula riguardante il teorema di Carnot, il teorema del coseno, secondo me riguarda il triangolo PCB, triangolo qualunque, per il quale abbiamo che per il teorema del coseno PC al quadrato è sicuramente pari a PB al quadrato più PC al quadrato, che tra l'altro già conosco, meno 2 PB per BC, coseno dell'angolo PBC. Allora, non conosco l'angolo PBC, non conosco, conosco BC ma non conosco PB, però PB è anche AP, tra l'altro, io posso determinare applicando il primo teorema sugli angoli rettangoli al triangolo rettangolo APB, perché per l'ennesima volta, l'avremmo detto almeno 100 volte, visto che APB è un triangolo inscritto in una semicirconferenza, sicuramente AB è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo e quindi vuol dire che AP e BB sono i cateti, quindi vuol dire che questo angolo è un angolo retto, ma ovviamente questa è la base di tutto, quindi dovreste saperlo. E quindi per il primo teorema sui triangoli rettangoli possiamo dire che AP è uguale al prodotto dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto a P, quindi X. Così come PB, e ci interessano entrambi.
e il prodotto dell'ipotenusa B per il coseno dell'angolo adesso adiacente, in questo caso coseno X. Eccolo. Quindi già possiamo scrivere che AP al quadrato è il quadrato di questo, ma AB è 2R, quindi AP è 2R sin X, dato numero 6, PB è AB, quindi 2R cos X. Ovviamente vorrà dire che AP al quadrato sarà 4R quadro sen quadro X. O PB, dunque manca l'angolo PBC, ma lo conosco l'angolo PBC, perché visto che CBA, tutto quest'angolo qui, è 3 pieco quarti, l'angolo PBA è X, in pratica posso dire che l'angolo PBC lo posso costruire scrivendo che è pari all'angolo CBA meno PBA, no? Ovvero 3 pi quarti meno x, quindi vuol dire che pc al quadrato è pb al quadrato 4 r quadro cos quadro x più bc al quadrato, se bc è 2r, bc quadro sarà 4 r quadro meno 2 pb che moltiplica 2r coseno di x per bc 2r coseno di 3 pi greco quarti meno x, perché abbiamo detto che pbc è 3 pi quarti meno x. Allora, eccolo qua, il teorema del coseno, questo mi consentirà di trovare l'ultimo pc quadro, in pratica. Un problema molto semplice. Allora, intanto, diciamo qua, facciamo i conti, stiamo calcolando, non ricordo, pc al quadrato è uguale a... ...4r quadro cos quadro x. 4 r quadro, 2r per 2r è un 4r quadro, quindi scriverei un meno 4r quadro per 2, magari si può semplificare con qualcosa, sicuramente abbiamo un coseno di x e applicherei qui la formula di sottrazione del coseno. Vi ricordo che il coseno di alfa meno beta è cos alfa cos beta più sen alfa sen beta, quindi è un cos di 3 pi quarti che è negativo e vale meno, di scrivere qui, meno radice 2 su 2 coseno di x più, attenzione, ripeto, più seno di 3 pi quarti, controllavo se era corretto, sì, ricordo che il coseno di alfa meno beta è cos alfa cos beta più sen alfa sen beta, perché il coseno di alfa e beta invece è cos alfa cos beta meno sen alfa sen beta, quindi qua c'è un più, ovviamente il seno a 3 pi quarti vale anch'esso la radice su 2 ma è positivo, coseno chiuso qua sì, seno di x. Al passaggio successivo raccogliere a fattore comune un meno radice di 2 su 2 e scriverei quindi un 4, lo scrivo qua 4 r quadro con quadro x 4 r quadro, eccolo il meno 2 4 r quadro coseno di x, e visto che raccolgo fattore comune in quella differenza un meno radice 2 su 2, poi avrei un coseno di x meno un seno di x, allora meno per meno più 2 mezzi se ne vanno, se si semplificano. E quindi vediamo cosa ottengo. Allora, poi direi di raccogliere a fattore comune un 4r al quadrato per ottenere che pc quadro è un 4r al quadrato che moltiplica un cos quadro di x più 1 meno per meno più coseno di x che moltiplica appunto coseno di x meno sen x, no? Basta stare attenti a non fare errori di calcolo. Allora, sto calcolando pc al quadrato.
che andrò a mettere lì per discutere quella solita banale, banale, quella solita equazione parametrica, non banale, ma non dovrebbe essere difficile. Allora, in definitiva, pi quadrato è 4 per 4, che moltiplica, allora, ecco, cancellato, ma c'era anche un radice di 2 davanti, eh? Perché io ho raccolto un meno radice di 2 su 2, il meno con un meno sono di più, il radice di 2 è rimasto, i 2 mezzi sono semplificati, quindi c'è un più radice di 2. Ho commesso, sarete d'accordo, questo piccolo errore. Radice di 2, quindi radice di 2 coseno di x per cos x è radice di 2 cos 4x, quindi in pratica abbiamo un radice di 2 cos 4x più cos 4x meno radice di 2 sen x cos x più 1. Allora, questo è pc al quadrato, lo vado a scrivere qui. Tra un errorino e l'altro ce l'abbiamo fatta. Abbiamo 4 r al quadrato che moltiplica 1 qua. Potrei raccogliere un cos quadro, non lo faccio, lo faccio dopo, e mi vado a scrivere appunto l'espressione di questo pc al quadrato. Allora adesso vado a sostituire lì e avrò il mio la mia equazione. Dunque abbiamo pc al quadrato, abbiamo 4. Allora direi che cos quadro x lo raccolgo con la radice di 2 più 1 meno la radice di 2 sen x cos x più 1. Tutto questo è moltiplicato a un 4r quadro, no? Questo è pc al quadrato. Ap al quadrato è un 4r quadro sen 4x, cioè il quadro di 2r sen x, quindi 4r quadrato sen 4x, e va bene, uguale k è 2rab 4r quadro. Allora se divido entrambi i membri 4r quadro se ne va 4r quadro, 4r quadro e 4r quadro anche a destra. Quindi in definitiva ottengo 1 radice di 2 più 1 cos quadro x più sen quadro x meno radice di 2 sen x cos x più 1 meno k uguale 0, dove k l'ho portato a sinistra e l'ho cambiato di segno. Va bene? Come al solito, o ci viene un'equazione lineare di serie coseno, oppure, come in questo caso, ci viene un'equazione omogenea di secondo grado in serie coseno. Eccola, direi di trasformare, ad esempio, il sen quadro, lo scriverei come 1 meno sen, come 1 meno cos quadro. Quindi scriverei 1 radice di 2 cos quadro x, lo rimoltiplicherei, più cos quadro x. Al posto di sen quadro scrivo per la prima relazione fondamentale della goniometria 1 meno cos quadro. Lascerei meno radice di 2 sen x cos x e scriverei 1 meno k uguale 0. Adesso cos quadro meno cos quadro se ne vanno. Ed ecco la nostra equazione omogenea che faccio, decido di risolvere così, radice di 2 cos quadro x meno radice di 2 sen x cos x 1 più 1 2, attenzione, più 2 meno k uguale 0. Allora cosa facciamo? Lasciata così può essere difficile discuterla. Come al solito sfrutto le formule di duplicazione del seno e del coseno, dicendo che ve lo ricordo, visto che il seno di 2x è pari a 2 volte sen x cos x, ovviamente dividendo per 2, sen x cos x è 1 mezzo seno di 2x. Così come, visto che il coseno di 2x, tra le altre formule, ha tre tipologie di formule, 2 cos 4x meno 1, avrò che, guardate, 2 cos 4x è 1 più coseno di 2x, e dividendo per 2 ottengo che il coseno di x al quadrato si può anche scrivere, tra le altre cose, come 1 più il coseno di 2x tutto fratto 2. Lo vado a mettere qui e ottengo che radice di 2 che moltiplica 1 più coseno di 2x tutto fratto 2 meno
radice di 2 che moltiplica un seno di 2x diviso 2 più 2 meno k uguale 0. Decido di moltiplicare per 2 entrambi i membri di questa equazione in modo tale che arriverò alla mia equazione lineare in seno e coseno, ma in seno e coseno di 2x, perché avrò un allora, facciamo dei passaggi. Viene 1 radice di 2 più radice di 2 coseno di 2x meno ovviamente diviso 2 meno radice di 2 seno di 2x diviso 2 più 2 meno k uguale 0. Adesso moltiplico per 2 entrambi i membri ottenendo 1. Eccola qui, la scrivo lì in alto, la scrivo qua, poi la scrivo lì in alto. Radice di 2 coseno di 2x meno radice di 2 seno di 2x più radice di 2 più 4, 2 per 2, meno 2k. Se moltiplico per 2, questi due non se ne vanno, 2 per 2 è 4, 2 per meno 2k, 2 per meno k è meno 2k. Eccola lì, la nostra equazione da discutere. Io sempre qui devo arrivare, avete visto? Questi problemi sono molto, molto, ripeto, sono ripetitivi, quindi si arriva sempre alle stesse tecniche. Quindi lo scrivo, abbiamo 1, radice di 2, coseno di 2x, meno radice di 2, seno di 2x, più radice di 2, più 4, meno 2k uguale 0, che va risolta ad esempio attraverso il metodo grafico, che consiste nel porre, visto che io mi ricordo che vale comunque la prima relazione fondamentale della goniometria, secondo cui se quadro di 2x più cosquadro di 2x è uguale a 1, sicuramente posso dire che, allora, la scrivo qua, radice di 2 coseno di 2x meno radice di 2 seno di 2x più 4 più radice di 2 meno 2k. Vale sicuramente la relazione secondo cui cos quadro di 2x più sen quadro di 2x è uguale a 1. Attenzione che a questo punto, ponendo ad esempio coseno di 2x uguale x e seno di 2x uguale y, si arriva al seguente sistema, dove abbiamo un'equazione di una retta che rappresenta un fascio improprio di rete del tipo radice di 2x meno radice di 2y più 4 più radice di 2 meno 2k, k ovviamente è un valore reale, intersecato con x quadro di y quadro uguale 1, che come al solito rappresenta una circonferenza di centro origine raggi 1, che poi non è altro che la nostra circonferenza goniometrica. Ovviamente i valori tra quale varia x e y, non abbiamo che la x in questo caso è variante fra 0 e pi greco mezzi, e quindi per meglio dire 2x è variante fra 0 e pi greco, quindi vuol dire che il seno di 2x varierà fra il seno di 0 e il seno di pi greco, il coseno di 2x varierà fra il coseno di 0 e il coseno di pi greco, quindi vuol dire che, attenzione, o anche qui possiamo metterlo, abbiamo che occhio a quello che mettiamo, in questo caso x è variante, dove la x, intendo questa x qua, molti lo indicano come x grande y grande, x è variante, non è quella x là, è questa x qua, quindi x grande o y grande se volete, è variante fra 0 e 1, così come anche la y. Allora direi di andare a cancellare la figura, così lasciamo un po' di spazio, perché ogni volta, non so per quale motivo, riusciamo sempre a farlo in piccole le cose. Allora andiamo a farlo bello in grande, andiamo a scriverci qui, abbiamo questa, abbiamo scritta, qui ci scriviamo la nostra retta che è radice di 2 per x, il nostro fascio improprio di rette, e a questo punto andiamo come al solito a guardare i valori estremi, cioè quando x uguale 0, quando x uguale 0 quanto vale k, quando x uguale pi mezzi quanto vale k, e poi andiamo a vedere come al solito la condizione di tangenza, per vedere quante volte in quegli intervalli, quante volte il nostro fascio di rete improprio interseca la circonferenza goniometrica. Questo è un sistema, no? Sempre uguale. Lo dico a quei ragazzi che magari per la prima volta vedono questi esercizi, è sempre la stessa solfa, quindi non cambia nulla.
potrebbe anche fare, si è avuto che si poteva muovere anche in un altro modo, ma io ho preferito muovermi così. Ci sono anche tanti modi per risolvere questo tipo di problemi parametrici, non è l'unico modo. Allora, solita circonferenza alla Giotto, direi, eccola qua. Allora, dunque cominciamo a vedere che succede quando x uguale a 0 e quando x uguale a 2 mezzi, e andiamo a vedere di che rete stiamo parlando. Allora, quando x è uguale a 0, possiamo andare a metterlo qui, o lì è uguale, dunque quando x è 0 abbiamo che... Questa è la radice di 2, seno di 0 è 0, per me la radice di 2 è 0, quindi abbiamo 1 radice di 2 più radice di 2 che è un 2 radice di 2, più 4 uguale 2k, perché sarebbe meno 2k uguale 0. In pratica otteniamo il primo valore che è k uguale 2 più radice di 2, che andiamo a mettere lì, quindi questo è il primo valore di k, questo è per x uguale 0. Quando x è uguale a pi con mezzi, facciamo notare che il coseno di 2 per pi con mezzi è un coseno di pi, che è meno 1, quindi viene un meno radice di 2. Poi abbiamo che il seno di pi greco è 0, per meno radice di 2 è sempre 0, meno radice di 2 più radice di 2 più 4 meno 2k uguale 0. Questa volta viene che 2k uguale 4, k uguale 4 mezzi, k uguale 2. Questo valore di k lo otteniamo quando x è uguale a pi con mezzi. Vediamo di che rete stiamo parlando, così abbiamo tutto quanto per fare il disegno. Allora, nel caso di k uguale 2 più radice di 2 andiamo a metterlo lì, ci verrebbe un radice di 2 x meno radice di 2 y più 4 più radice di 2 viene un meno 2 per 2 e un meno 4 meno 2 radice di 2 uguale a 0, no? Ho messo al posto di k 2 più radice di 2, 2 per meno 2 meno 4, 2 è meno 2 per radice di 2 meno 2 radice di 2, allora 4 meno 4 se ne vanno, praticamente otteniamo quando k è 2 più radice di 2, che è un valore che poi entrerà nella nostra discussione, ovviamente, si ottiene la seguente retta, andiamo a scriverla in forma esplicita. Radice di 2x meno radice di 2y più radice di 2 meno radice di 2 è un meno radice di 2. Allora, andando a raccogliere il fattore comune con radice di 2, poi dividendo entrambi i membri per radice di 2, otteniamo che per k uguale 2 più radice di 2, che vi ricordo è il valore corrispondente a x uguale 0, la retta che ci interessa è x meno y meno 1 uguale 0, ovviamente. Che vuol dire y uguale x meno 1, retta parallela alla bisettrice primaria y uguale x, passate per il punto meno 1, 0, eccola, y uguale, scrivo in forma esplicita così è facile da disegnare, y uguale x meno 1, avete visto? Oh, y uguale x è questa qua, e x meno 1 è quella che passa per il punto 1, 0 e 0 è questa qua. Questo è meno 1, 0, 0, 1, 0, meno 1. Questa è la retta che corrisponde al valore di k uguale 2 più radice di 2. Dopodiché, ripetiamo lo stesso discorso. Allora, abbiamo detto che per x uguale pi greco mezzi, l'altro valore estremo, ci viene un k uguale 2. Vediamo questa volta di che retta stiamo parlando. Quando k è 2, andiamo a metterlo qui, viene 1. La retta che viene è radice di 2x meno radice di 2y più 4 più radice di 2, ovviamente mettiamo al posto di k il valore 2, viene un meno 4 uguale 0. Questa volta è la stessa, dividendo per radice di 2 entrambi i membri abbiamo una retta del tipo x meno y più 1 uguale 0, che vuol dire una retta del tipo y uguale x più 1, che è sempre un'altra parallela ovviamente alla retta y uguale x, perché di quello stiamo parlando, questa volta che passa per il punto 0 1 e meno 1, 0 è quest'altra. Occhio adesso alla
Vabbè, ovviamente la circonferenza dobbiamo fare la... E sono parallele, eh? Tutto sono fuorché parallele, ma... Lo faccio magari, lo facciamo meglio, eh? Per essere così. O se riesco a correggere, invece di fare magari più danni... Vabbè. Zero uno, meno uno zero. Questa è quella invece che corrisponde a K uguale 2. Va bene? Dunque manca la condizione di tangenza. Che come la solita andiamo a fare? Beh, notiamo che noi siamo qua dentro. E possiamo notare come... come in effetti compare dal libro, quando K è compreso fra 2 e 2 più radice 2, in questo caso ovviamente K va in questo verso, le nostre rette, no? Tutte queste rette qui, rette parallele, il nostro fascio di rette improprie, l'equazione radice 2x meno radice 2y più 4 più radice 2 meno 2k uguale 0, intersecano la circonferenza in un solo punto, quindi la soluzione è una sola, quando K è compreso fra 2 e 2 più radice di 2, ovviamente 2 è più piccolo di 2 più radice di 2. Quindi, no? Questo è molto importante perché già possiamo dire che quando K è compreso fra 2 e 2 più radice di 2, in effetti abbiamo una soluzione sola, cioè vuol dire che l'intersezione fra le nostre rette, il nostro fascio di rette e la circonferenza trigonometrica è una sola. Quindi già potremmo scriverlo. Concludiamo con la condizione di tangenza, che consiste ad andare ad applicare la formula della distanza punto retta, dove il punto è l'origine, il centro, 0, 0, dalla retta appunto radice di 2x meno radice di 2y più 4 più radice di 2 meno 2k uguale 0. Visto che la distanza è dell'origine, la formula, ve lo ricordo, è questa qua, è ax con 0 più by con 0 più c tutto fratto la radice quadrata di a quadro più b quadro, ovviamente uguale che cosa? In questo caso uguale d, dove d in questo caso è il raggio, è 1 ovviamente. Andiamo a metterla in pratica, quindi vuol dire che, visto che però x con 0 e y con 0 sono entrambe 0, perché parliamo di distanza dall'origine, queste due non c'è, c'è solamente c, e c è 4, è modulo di 4 più radice di 2 meno 2k, diviso che cosa? Diviso la radice quadrata di radice di 2 al quadrato più meno radice di 2 al quadrato, vuol dire che sono entrambi 2, 2 più 2 è 4, meno radice di 4. Tutto questo è uguale a 1. In definitiva abbiamo che l'equazione col valore assoluto, molto facile, è 4 più radice di 2 meno 2k uguale a 1. Vedete, con questo è il modulo. Che ci porta ovviamente a due possibilità, dove una volta è 1, l'altra volta è meno 1. Perché ovviamente il modulo sappiamo che va discusso. Quindi invece di discuterlo non c'è bisogno, il modulo è molto più veloce, abbiamo che 4 più radice di 2 meno 2k in un caso è uguale a meno 1, nell'altro caso 4 più radice di 2 meno 2k è uguale a 1. Troviamo il valore di k e poi lo andiamo a mettere qui per vedere di che retta stiamo parlando, così possiamo anche vedere dov'è sto punto di tangenza qualora uno, lo sappiamo già, qualora uno avesse dei dubbi se li può definitivamente togliere. Ovviamente prenderemo uno solo di questi due valori, vediamo quale, no? Vedete che k è compreso fra 2 e 2 più radice di 2, allora abbiamo che 2k in un caso, vediamo i due casi, 1 e 2, portiamo 2k a destra e viene un avete visto un errore, perché ripeto, alla fine ce l'ho fatta commettere un altro errore, perché viene un 4 più radice di 2 meno 2k e la, vi ricordate, diviso radice di 4 uguale 1, ma radice di 4 è 2, 2 per 1 2, quindi questo è un 2 non un 1, quindi questo è un meno 2 o è 2. Chiedo scusa ai ragazzi per questo mio errore, va bene? Purtroppo gli devo commettere l'errore, è quasi una tassa da pagare. Allora, caso 1, porto meno 2k a destra, meno 2 viene 1, 2k uguale a un 4 a un 6
più radice di 2. Nell'altro caso viene un 2k uguale a un 2 più radice di 2. Allora guardate, ecco i due valori di k. Uno è un radice di 2 più 6 mezzi. Uno è un radice di 2 più 2 mezzi, che si può scrivere come radice di 2 fratto 2 più 1. Va bene? E l'altro invece è un radice di 2 su 2 più 3. Quindi ovviamente stiamo parlando di questo, del valore da prendere, chiaramente. Se adesso lo andiamo a sostituire nella nostra retta, capiamo che di che retta stiamo parlando. Allora, quando k è uguale a radice di 2 fratto 2 più 1, viene 1. La retta di cui stiamo parlando è, prendiamo al posto di k, radice di 2 x meno radice di 2 y più 4 più radice di 2. Se moltiplichiamo questo meno 2 per questo viene meno 2 per radice di 2 è un meno radice di 2. Meno 2 uguale a 0, no? Meno 2 mezzi è 1, meno 2 mezzi è 1 col meno radice di 2, meno 2 per 1 è meno 2. Radice di 2 meno radice di 2 se ne vanno, guardate un po', parliamo di questa, cioè di una lettera del tipo radice di 2x meno radice di 2y più 2 uguale a 0. E volendo, la si può scrivere così, raccogliendo il fattore comune 1 radice di 2, otteniamo un x meno y più 2 fratto radice di 2 uguale a 0. Faccio tutti i passaggi così li vedete. Questo è l'ultimo problema, quindi voglio svenarmi. Il che vuol dire, 2 su radice di 2 nazionalizzato è radice di 2. A questo punto questo lo mando via. Quando k è radice di 2 su 2 più 1, ci viene fuori una retta che andiamo adesso a rappresentare lì, di questo tipo, ovvero x meno y più radice di 2 uguale a 0. La possiamo scrivere in forma esplicita, y uguale x più radice di 2. Dunque radice di 2 è un valore più grande ovviamente di 1. Quindi vuol dire che questa è una retta parallela sempre alla nostra bisettrice y uguale x, bisettrice primaria, passante per il punto 0 radice di 2, che è un punto che sta più in alto. Quindi eccola qua la nostra tangente. Non è questo proprio il nostro radice di 2, questo è il nostro punto di tangenza, no? Questa è l'origine. E allora a questo punto possiamo dare, vedete, questo qui è k uguale, questo è k uguale 1 più radice di 2 su 2, no? Come potete notare, in effetti, questa volta stiamo andando, sto venendo da questa parte, perché ovviamente questo è il valore più grande, questo è quello intermedio, questo è quello più piccolo. E possiamo a questo punto scrivere la nostra discussione e dire che in questo pezzo qua le rette, il fascio di rette improprio, intersecano la circonferenza econometrica sempre in due punti, quindi le soluzioni sono due. Come abbiamo detto, tra questa e fra qua, in questo spazio qui, solamente una volta è l'intersezione. Quindi possiamo dire che ci sono due soluzioni quando K è compreso fra 1 più radice di 2 su 2 e 2. Ce n'è una sola di soluzione quando k è compreso fra 2, ovviamente 2 più radice di 2. Ovviamente il 2 lo includo una volta e l'altra no, potevo anche metterlo qua escluso, qua incluso. E questo, se controllate, sono proprio le soluzioni della nostra, del nostro testo. Bene, cari ragazzi, abbiamo finito qui. Questo è l'ultimo problema, ce ne mancherebbero ancora 4, poi non so, anzi 5 per la verità, e poi ovviamente ci sarebbe la parte sull'applicazione della trigonometria alla fisica che non vado a fare. Si conclude qua finalmente, tutto quello che si può dire sulla goniometria e sulla trigonometria. Ci abbiamo messo più di un anno, anzi un annetto per pubblicare tutto quello che riguarda la goniometria e la trigonometria. Credo che non troverete mai da nessuna parte un canale nel quale c'è tanto riguardante la goniometria e la trigonometria. Vi invito quindi a seguire questi video con attenzione perché, a parte il fatto che vi servono non solo perché vedete, vi aiuteranno a risolvere i compiti, ma anche perché vi aiuteranno a capire bene questo argomento, che fatto così di sicuro non vi darà più problemi. Siamo partiti dalla goniometria con tutto il capitolo, quindi.
concetti di seno, coseno e tangente, abbiamo visto le equazioni, le disequazioni econometriche, prima anche ovviamente le formule, addizione, sottrazione, bisezione, eccetera. Siamo passati alla trigonometria, abbiamo visto tutti quanti i problemi riguardanti i triangoli rettangoli, il teorema della corda, l'area di un triangolo, il teorema dei sei, il teorema delle cose, fino ad arrivare ai teoremi riguardanti i triangoli primari, fino ad arrivare ai problemi di riepilogo riguardanti triangoli qualunque, fino appunto a concludere con i problemi con discussione che ho voluto, ero insicuro se farlo o no, ma ho voluto farne qualcuno per farvi vedere come non si discostano molto da quelli che abbiamo fatto in precedenza. Non ho altro da dirvi, domani, se domani non è sabato o domenica, partirà il nuovo capitolo che troverete nel sito www.incerone.it nella sezione classe terza, che riguarda la geometria analitica. Anche qua probabilmente staremo un anno dietro questo argomento, perché faremo tutti gli argomenti riguardanti retta, circonferenza, parabola, ellisse, iperbole e coniche. Lo farò sia per la scuola, e probabilmente aggiungerò anche delle cose, magari rifarò anche qualcosa riguardante la retta, il piano, nello spazio, riguardante l'università, la geometria analitica, cose che ho già fatto in precedenza. Magari avevo un audio non perfetto, insomma c'erano dei problemi, magari alcuni errori, quindi li andrò a rifare. Quindi la classe quarta ovviamente non è finita, perché andrò a integrare quella sezione con i numeri complessi e altro, ma cose che farò in seguito, ma in ogni caso la polpa, cioè l'argomento più importante per le classi quarte a liceo scientifico, ovvero la goniometria e trigonometria, è stato fatto e l'ho fatto con piacere. Rivedremo gli argomenti riguardanti goniometria quando, non so se quest'anno o prossimamente, andrò a inserire degli studi di funzioni completi, questa volta dettagliati, riguardanti proprio gli studi di funzioni trigonometrici, quindi non perdetevi nemmeno quelli quando li andrò a inserire. Io vi saluto, vi abbraccio tutti quanti, vi ringrazio per il grande ascolto e il grande successo che ha avuto questo capitolo, che sta avendo sempre di più. Vi rimando quindi a seguire i prossimi video riguardanti la geometria analitica, che sarà il nuovo robusto argomento che inizierà a partire da domani, se pubblicherò dei video. Vi saluto, ciao a tutti.